la chiusura dell'E45 dal punto di vista della MPR ci ha dato diversi problemi, in quanto noi adesso all'inizio avevamo all'inizio anche allargato il giro verso la Romagna, e quindi per quanto riguarda la logistica, no? Ci porta comunque a una spesa maggiore che adesso andrà quantificata, in quanto quant'è un mesetto che c'è questo problema. E praticamente adesso noi per andare nelle stesse zone dovevamo far passare o per Fano, no? E quindi anche prendere l'autostrada, mentre prima sulla E45 non c'era nemmeno il pedaggio, quindi più chilometri, più ore per chi lavora, per chi fa l'autista, e quindi un costo maggiore dal punto di vista della logistica, che dopo bisogna vedere se l'azienda riesce a tenere lo stesso prezzo oppure deve anche aumentare i prezzi, quindi magari con svantaggi dal punto di vista delle vendite. Noi abbiamo anche il problema dell'approvvigionamento delle materie prime, in quanto parte delle materie prime vengono dal nord e in parte anche dal porto di Ravenna per quelle che vengono dall'estero.